Cominciamo ora la modellazione della torre, partendo dal merlo superiore di difesa. Allora, prima di fare questo andiamo a vedere quali sono le dimensioni. Le dimensioni della merlatura sono queste. Allora, prendiamo l'angolo dove ci sono tutte le dimensioni e vediamo che è formato il merlo da una base quadrata di 160 cm per 160 cm, sormontata da due quarti di cerchio di raggio 80 cm. Lo spessore del merlo, lo vedete meglio di qua, è 60 cm. Parlo di centimetri perché noi opereremo in scala 1 a 100, cioè vuol dire che, senza tanti calcoli, noi dovremo dividere le misure in centimetri reali per 10 per ottenere i millimetri da Tinkercad. Quindi, giusto per fare un esempio, i 160 cm saranno per noi in Tinkercad 16 mm. Fatto questo, andiamo a organizzare il piano di lavoro. Per questo lavoro è importante avere anche la presenza di un righello. Lo mettete nella posizione che a voi è più comoda. Il righello, l'abbiamo visto in alcune lezioni precedenti, serve per dare delle coordinate cartesiane e soprattutto per allineare meglio gli oggetti, soprattutto gli oggetti composti come il merlo. Altra cosa che poi faremo poi sarà anche la visualizzazione, che forse in questo caso qua sarà meglio farla vedere come proiezione ortogonale. Prima di tutto inseriamo il quadrato di base. Abbiamo detto che è un 160 cm, quindi 16 mm per 16 mm. Premendo Shift vado a modificare tutte le dimensioni in un colpo, le porto a 16, però lo spessore, perché lo faremo coricato, in questo caso non lo faremo in piedi, lo portiamo a 6 mm, perché lo spessore reale, se vi ricordate, era 60 cm. Allora, cominciamo a lavorare con il righello. Vedete che il righello mi dà la possibilità di mettere gli spigoli di un oggetto esattamente sopra le ascisse, le coordinate di questo sistema. Allora, andiamo a portarci intanto con la visualizzazione dall'alto e magari con una proiezione ortogonale non prospettica. Andiamo a vedere di costruire invece il cilindro. Il cilindro anch'esso sarà largo 16 mm perché 160, sarà alto sempre 6 mm. La cosa che vi dico di fare, siccome è molto seghettato, di aumentare i lati a 40 in modo che sia abbastanza tondino. Tiriamo via questa finestra che può disturbarci, torniamo alla visualizzazione dall'alto e andiamo a organizzarci. Allora, vedete che è molto semplice organizzarci con le coordinate. Sappiamo che sono tutti solidi di 16 mm, per cui la metà è 8 mm. Quindi siamo sicuri adesso che questa è a metà. La cosa che dobbiamo fare ora è dividere a metà questo semicerchio. Allora, per farlo intanto ci spostiamo il nostro cubo e lo duplichiamo. Per fare questo basta premere il tasto Alt e spostare con la freccia l'oggetto. Se volete essere sicuri di non spostarlo in su e in giù anche, tenete premuto anche Shift, quindi la maiuscola, e questo scivolerà lungo una linea orizzontale. Per fare questo quindi devo prima trasformare il mio cubo in una forma con materiale foro e dare il raggruppo. Fatto questo, eccolo qui, abbiamo un quarto di cerchio. Torniamo alla visualizzazione dall'alto. Ora devo fare la stessa cosa per creare un quarto di cerchio. Come posso fare? Prendo un altro cubo, qualsiasi, questo punto qua, di qualsiasi altezza, lo vedete molto più alto, e lo sposto fino a metà. Guardate sotto le misure rispetto a queste misure. Rispetto alle coordinate devono essere 8, perché così sono sicuro che è a metà. Ecco la forza del righello. Mi dà la possibilità velocemente di allineare le distanze che voglio. Raggruppo e questo è il quarto. Per tirarlo su dell'altezza giusta vado a spostarmelo un'altezza non di 15 come in questo caso qua, ma di 16, e riporto tranquillamente sotto la mia parte quadrata. Questa parte qui la duplico e la sposto di 8 mm e questa è la parte giusta. Questa specie di merlatura, in realtà di questa coda di rondine, questo semicoda di rondine, devo specchiarla. Vado in alto a destra, c'è lo specchio, mi vengono fuori le due freccette, in questo caso va specchiato in questa maniera.
E finalmente abbiamo il nostro merlo. Possiamo anche spostarlo, perché adesso è meglio copiarlo, quindi lo copio e lo sposto, perché poi ci servirà come base per quello angolare. Lo raggruppo e questa è la merlatura finita.